Buonasera. Si sono svolti sabato mattina nella chiesa di Sant'Antonio i funerali di Francesco Prampolini, ragazzo sassolese di 26 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nell'officina di famiglia dove lavorava. Alla cerimonia funebre hanno partecipato tantissime persone tra amici e familiari. La salma è stata poi tumulata nel cimitero di Magreta. Rese note le iniziative del comune per la festa della donna. Si parte venerdì alle 21 all'auditorium Bertoli di Via Pia con la proiezione di un film sulle pari opportunità. Domenica poi al ristorante Il Pifferaio Magico in Via Montanara è in programma un corso di bon ton. L'evento inizia alle 16 ed è a ingresso gratuito. Si è concluso il sondaggio lanciato dall'amministrazione comunale per decidere quale luogo intitolare al compianto Roberto Cossi, ex direttore del Teatro Carani. A spuntarla è stato il Politeama, che con 35 voti su 63 totali ha sbaragliato la concorrenza. L'edificio sarà messo in sicurezza a breve per ospitare alcuni eventi del Festival della Filosofia. Il sindaco Luca Caselli spera che nei prossimi anni il Politeama possa essere ristrutturato completamente. Premiati ieri all'Auditorium Bertoli i vincitori del premio letterario Città di Sassuolo 2012. Si tratta di Nicolò Giannelli, Silvia Pelati, Rodolfo Mattioli e Valentina Gaetti. Nicolò Giannelli è stato anche il vincitore assoluto del concorso. Ecco le interviste con i protagonisti. Direi che questa edizione del premio letterario si conclude alla grande con una ottima affluenza di pubblico e una qualità molto alta. 120 elaborati sono stati vagliati dalla giuria di qualità, che ringrazio, e anche la qualità dello spettacolo che abbiamo presentato con la lettura dal vivo ad opera di due attori sul palcoscenico credo abbia colpito nel segno. Quindi con un po' di ritardo, ma in un bel modo, abbiamo dato al concorso letterario Città di Sassuolo la sua degna conclusione. Sì, il ritardo della conclusione per quanto riguarda la rassegna cittadina sulla letteratura e sulla poesia è dovuto al terremoto che ha spostato nell'ufficio cultura un sacco di appuntamenti, ne ha creati alcuni da risolversi nell'immediato. Iniziativa intanto che dà spazio ai giovani autori del territorio per mettersi in gioco e mostrare tutta la loro abilità e forza creativa. Per noi è un onore essere stati invitati per dare voce ai loro pensieri, ai loro racconti appunto, e ci ha fatto molto piacere perché portare il teatro e quindi anche una forma di comunicazione fuori dall'uso comune di come si possa leggere racconto, una poesia, credo che possa avvicinare la gente anche con un po' più di passione, e quindi ci fa particolarmente piacere che Claudio ci abbia invitato a questa rassegna. Una rassegna che ha visto tra l'altro molte opere al femminile. Sì, certo, questo mi ha fatto particolarmente piacere, anche se da un lato mi viene da dire è normale che sia così. La voce femminile anche in campo artistico tante volte è quella più frequente e che dà tanti frutti del tutto apprezzabili. Devo dire che alcuni testi di questi sono assolutamente toccanti, alcuni addirittura commoventi, altri divertenti, altri ironici. Quindi c'è tutta una varietà di emozioni, di vita vissuta o di vita anche immaginata, che insomma fa ben sperare, per chi come me non è più giovanissimo, fa ben sperare che insomma in mezzo a questi giovani ci sia veramente della gente che può fare del bene a questo paese. Passiamo allo sport. La Delta Atletica Sassuolo si è fatta valere ai campionati regionali indoor di atletica, andati in archivio ieri a Modena nel centro sportivo della Fratellanza. Tutti gli atleti della società sassolese hanno migliorato i loro record stagionali. Anna Bondi è diventata campionessa regionale di salto in alto, superando l'asta a 1,40 m. Andrea Venturelli e Davide Cavani si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto nel salto in alto e al sesto e al dodicesimo nella finale dei 60 metri piani. La domenica calcistica ha visto protagoniste solo alcune delle squadre sassolesi. Le gare del Braida e dell'Ancora San Francesco sono state infatti rinviate.
In campo sono scese la Consolata, che ha vinto 6-0 contro la Spezzanese, il Progetto Calcio Sassuolo, sconfitto in casa 2-1 dalla Bortolotti, e gli Eagles, che hanno pareggiato 0-0 sul campo della Terre di Canossa. Grande vittoria per la San Michelese, che ha sbancato San Cesario con un bel 3-0. Sabato amaro per il Sassuolo Calcio, che ha perso in casa 2-0 contro il Fanalino di Coda Grosseto. Nonostante i punti persi, i neroverdi mantengono 7 lunghezze di vantaggio sul Livorno. Stasera gioca il Verona, impegnato in casa nel derby col Padova. Il tifo neroverde, nonostante la sconfitta, si è riunito in massa sabato sera per una cena con tanto di lotteria e asta di magliette e gadget neroverdi. Una bella iniziativa a cui hanno partecipato anche i calciatori Magnanelli, Bianco e Masucci, lo storico dirigente Morini e il presidente Rossi. Per oggi è tutto, a domani!